Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog, in un nuovo giorno. Io sto cercando di svegliare i bambini perché devono andare a scuola. Pony, pony. Forza, muove. Allora, loro stanno andando anche l'ultima settimana. Andando proprio. Bimbi, forza! Ehi, su! Loro andranno proprio fino all'11, fino alla fine. Faccio. Dai, su! Forza! Oggi, ragazzi, finalmente mi vado a fare le unghie. Almeno sto più sistemata, insomma, mani e piedi. Qua ho mangiato tutto. Tutto, tutto, non c'ho più niente. Sia di qua, vabbè, di qua un pochino in più, cioè un po' di meno, voglio dire. Comunque, vabbè. E niente, preparo la colazione. Stasera dovrebbe portare temporali, pioggia, acqua, di tutto. Ma mi sta a lavare l'accappatoio. Però vi dico la verità, stavolta ho messo la centrifuga per la prima volta mai messa da quando ho la lavatrice a 1400 giri. Perché? Visto che ho paura che poi oggi piove, almeno con 1400 giri vengono belli strizzati, tanto sono tutti accappatoi, quindi pure che vengono più stropicciati a me non interessa. Almeno insomma è sicuro che si asciugano per stasera, cioè per stasera, per oggi, perché alle 2 dovrebbe portare pioggia. Boh. Ci cioè, guarda, un pochino la desidero, un po' belle, temporali, un po' di pioggia. Mi piace, eh? Un poco, però un poco, no, non su mane sana sane, un po'. Siamo pronti per andare, ragazzi. Li accompagno a scuola. Ho fatto già i letti. Che cosa? No, sei bello. Oh, quando l'hai fatto? Come l'ha prestata ieri, me l'ha prestata. Sicuro mi ha prestato i colori di Oh, bellissimo, bravo. Oh, mamma, Andiamocene. Questo è giallo fluo, fluorescente. Niente, ho fatto un attimo pure i letti. Andiamo, vieni, Pio. No, andiamo, andiamo. Ma so, cambia pantalone, guarda. Si è fatto già orario, ragazzi, per andare a prendere i bambini a scuola. Mo' porto solo il portafoglio, il telefono l'ho messo sotto carica. Comunque, le unghie, fatto rosso, bello rosso. Eccolo qua. E i piedi, un corallo. Ho fatto questo corallo qua. Poi, guardate come sono carine queste pantofoline, le ho presi ieri all'MD, le ho pagate 5 euro. No, sono veramente comode perché non ne avevo un paio di pantofole normali per casa e quindi ho deciso di prenderle. Poi stanno pure bene che ho pantalone lilla qua. Niente, allora ho lavato per terra. Si sente tutta casa e adesso vado a prendere i bambini. Ho già pure cucinato, ho fatto la mascherina, eccola. Ho fatto riso con le lenticchie. È già tutto pronto, così mo che vengo riscaldo solamente e poi ce ne andiamo. Ho tolto la polvere, insomma, ho fatto veramente tutto, ho steso pure i panni. E vi dico la verità, oggi spero proprio che piove, perché mi scoccia scendere e andare in villa. Quindi speriamo veramente. Ho visto il meteo, porta solo nuvole e pioggia, poi vediamo un po'. Almeno con la scusa che piove, ho la scusa proprio per non farli scendere.
altrimenti insomma loro vogliono scendere perché si scocciano di stare a casa. E nada, vabbè ragazzi, vado a prendere i bambini perché si è fatto orario. Andiamo, ma... Che fa? Andiamo al parco? Sì, sì, ho fatto questa. Ho ta fa pioggia, ho ta scendo di lui, botto! Ho finito di mangiare, basta, non lo vedo più. Non ce la mangio, non ce la mangio. Io non voglio mangiare sta pasta. Allora figlio mio, digiuno. Questo passi il convento. I figli miei no, vogliono solamente mangiare le cose buone, capito? Oggi ho fatto riso e lenticchie, hanno buono mangiare. Ieri a pranzo ho fatto hamburger e patate nella friggitrice ad aria, una bomba ragazzi. L'ho messo gli hamburger che erano congelati, comunque in un quarto d'ora ho fatto il pranzo. Ieri sera ho fatto le polpette di patate e tonno, sempre cotte qui nella friggitrice ad aria. Infatti ora voglio farvi un video che poi, se Dio vuole, farò uscire sabato su DBG, di alcune ricette per la friggitrice ad aria, sia dolci sia verdure, secondi e via dicendo. Però i figli miei vanno solo cose buone, quindi oggi riso e lenticchie non lo vanno. Ma per me o questo o se stanno digiuni, ragazzi. Io ho più problemi, non me li faccio. Che facciamo qua? Fammi vedere. No, ma non riscaldo proprio, è bollente. Caldo caldo. Capito? Cioè, io ho 50 cucine e poco mi assicuro che non le faccio. Né mo e né mai. O se mangiano quello che dico io, sennò. Ciao cuore! Ma che fame che ho, sono le 13:21, ho una fame proprio pazzesca. Comunque ragazzi, la friggitrice ad aria io ve la straconsiglio, cioè assolutamente. Mo mi ha contattato l'azienda, quella della Proscenic, che vi ho fatto vedere la friggitrice ad aria, che per la metà di giugno dovrebbe arrivarmi il modello dopo di questa qua. Infatti poi questa qua la darò a mamma e io mi tengo il modello nuovo. Ho visto su internet, è tutta nera, però ha anche la funzione per... Ma che me la metti? Non la mangio. A posto, la digiuno. Ha anche la funzione per cuocere le verdure, però poi alla fine è sempre una normale friggitrice ad aria, ecco. Vabbè, adesso mangiamo! Sono fame. Io contenta, loro no. I miei figli cantano sempre, gli ho chiesto una canzone di San Giovanni, come fanno? Quella che fa 4 di notte, e niente, la son. Ma io invece... La volta che volevi sapere una canzone? Dove c'è questo cicciambocchio qua? Qua? Mami, c'è brutto. Sono solamente 4 di notte Nasa cicciambocchio. Le luci si spengono. Ah, 4 di notte e le luci si spengono. E poi... Broncio. E volano. Senta le canzoni, ma che ci faccio? Ma vabbè, la mettiamo in macchina. Mannaggia, la padella, la mannaggia, Cristian, la mannaggia. Ma vabbè, arriva già a tutte e due, un no, pure io, tutte e tre, a così la mattina serve, la sosso e me la sosso. Sì, sì. Ma la già dai, perché quando fa grosso voglio avere come fai? Come faccio con te? Non vede niente però di là. E te caia. Tutta Malibu. Tu dai, lavalo un po' che rienda. Ya, lavatelo un po' che rienda. Lavatelo un po' che rienda. Amo un genio. Capelli cosciugati in una campagnola.
Che belli coscio, catena campagnola, ha fatto amore con che li coscia fuori, quando è bella campagnola, va in campagna a lavorare. Non tengo il lavoro, non tengo neanche i soldi. Io da zappotto rene, signora. Tengo 20 anni e sembra così vecchio. Ma ormai sei giovane. Ma sei vecchio. Sei vecchio. Lo faccio meglio io. No. La giornata si brutta e canne. Da bal! Oggi geniello! Oggi gioiellino, da bolino, tutti giurati, giurati, giurati. Oh, ma sta ascensore, va, no, no. Praticamente siamo usciti in tre e sono tornata in uno. Sono andata a fare la spesa a Lidl e tutto. Sono super sudata, finalmente, ragazzi, è venuta a piove. Siamo a casa e oggi niente villa. E comunque poi mi ha chiamato Marianna, mia cognata, se gli andava a prendere Alfonso. E alla fine quando l'ho accompagnato i bambini sono rimasti tutti quanti là. Però io gliel'ho detto che non mi scoccia di scendere, più che altro perché ho da fare. Tra video, tra vicino al computer, quindi non riscendo. E gli ho detto che se restavano là magari me li accompagnava mio cognato, il marito. Aspettate un attimo che voglio mettere un pochino d'acqua, sono un pochino... Ho fatto il lago. Deficiente. Comunque, ora vi faccio vedere al volo la spesa che ho fatto. Ho speso 80 euro all'incirca. Ok. L'ho messa nella mia bottiglia. Io di solito qua dentro mi ci metto le tisane, queste qua. Queste. Queste qua dell'Angelica. Che sono fredde. Però abbiamo già messo l'acqua normale. Ah, bellezza fresca. Comunque ragazzi, questa è la spesa. Per chi mi segue su TikTok già l'ha vista. Ho preso le ciliegie, una patata dolce, due mele. Sì, vabbè, qua c'è il rosario che mi sono tolta da tasca. Due mele, datterine, asparagi, zucchine, broccoletti, pomodori, i rotondi, fragole, due buste di peperoni che io ormai li amo, questi qua del Lidl. Lattuga, questa qua è l'iceberg, una papaya, melanzane e l'avocado. Poi aspettate che passiamo di qua. Carne macinata, petto di tacchino, cosciotti di pollo e fettine di petto di pollo che comunque devo tritare. Due buste di Emmental, stracchino, due di mortadella, due di prosciutto cotto. Ho trovato il burro d'arachidi, ragazzi. Questo qua non è il crunchy, ma è quello là liscio. Vediamo com'è. Poi ho preso questa miscela aromatica per wok, però io la voglio utilizzare per altre cose perché all'interno c'è coriandolo, aglio, citronella, cipolla, carote, peperone, insomma vedremo. E poi ho preso come prima volta questa qua, la cipolla, oddio, la cipolla questa qua fritta croccante. Sempre primissima volta che vorrò farci un bel dolce, latte di cocco. Oppure, cioè non so proprio a che cosa si utilizza, però mi ha ispirato e ne ho presi due. È una crema. Qua vicino si è scritto più che altro per cocktail, ideale per cocktail, però noi qua si bevemo. Vediamo come andarla ad utilizzare. Riso, due rimbocchi di questi. Non ho trovato gli spaghetti di riso, ma ho preso questi due qua che a me comunque piacciono. Sono leggermente amarognoli in bocca, però devo dire che sono molto buoni per un pranzo sbrigativo perché cuociono in 3 minuti. Sfogliatine, pane choc, crostatine, pangoccioli. Ho preso queste vaschette per andare ad utilizzare nella friggitrice d'aria. Varie qua buste di patatine, carta igienica e poi ho preso due confezioni di questi qua mix per pancakes per fare dei pancake molto molto veloci. Niente, questa è la spesa. Ah, poi ho preso questi due pantaloncini a Jacopo, pensavo costassero 5 euro, invece li ho pagati 6,99€, 7 euro. E niente, io ho preso una 4-6 anni, così, carini sia per uscire, insomma, sia per andare al mare, carini, così. E poi, che ho messo già in congelatore perché si erano già sciolti, ho preso questi ragazzi, due buste di cornetti, questi qua. E, che voglio farli sabato o domenica che c'è anche Giuseppe. Finisce. Ah, per piacere.
che dobbiamo, mi stanno facendo proprio rimbecillire. So da prima vicino alla cucina, mi sono messa a cucinare tutto con la friggitrice d'aria e all'interno adesso c'è il... Hai visto? Tipo i nuggets. E adesso in forno ci sta il dolce, speriamo che è venuto buono, cioè che viene buono. Poi dopo il dolce ve lo faccio vedere, ma se Dio vuole sabato uscirà il video delle ricette che ho fatto. Niente, vabbè, mangiamo. E questi litigano sempre, io c'è un'ora e mezza che ho fatto di mare e già mi sto spellecchiando. Sto tirando la pelle. Sono dietro. E pancake! Ma quale pancake? Plum cake! Jacopo, scendi la coppa? Jacopo, scendi? Io sto facendo il video! Ma perché lo sto facendo a due parti? Questo è del vicino.